cosa sta succedendo nella bassa Romagna? Purtroppo sta succedendo quello che lamentiamo noi da tempo, cioè la distorta applicazione del modello integrato pubblico-privato per quanto riguarda i servizi all'infanzia. I comuni della bassa Romagna hanno affidato nel 2015 tramite gara d'appalto i servizi educativi ad una cooperativa per quanto riguarda i servizi all'infanzia che coinvolgono circa 900 bambini. Nel frattempo nel 2017 la stessa Unione dei Comuni ha indetto un bando di selezione pubblica per 3 posti da insegnante a tempo indeterminato. Nel 2018, a scadenza della gara d'appalto, anziché andare ad attingere dalle graduatorie pubbliche, si è rinnovato fino al 2020 il servizio di affidamento di esternalizzazione dei servizi al privato. Lo riteniamo un comportamento non corretto nei confronti degli insegnanti, non lo riteniamo un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, nei confronti di quello che deve essere il servizio pubblico, cioè quello che deve garantire la Regione Emilia-Romagna. Quindi chiediamo ovviamente qual è l'atteggiamento di questa giunta nei confronti della situazione che si è verificata. Quello che non capiamo francamente, perché questo piano di assunzioni vada nel 2020-2021, nel frattempo hanno dovuto rinnovare la convenzione con la cooperativa all'interno della quale oltretutto sono state assunte molte delle insegnanti che sono già in graduatoria per il servizio pubblico. Sappiamo benissimo quelli che sono ad oggi i contratti applicati all'interno della cooperazione che si occupa anche dei servizi all'infanzia, condizioni nettamente inferiori rispetto a quello che può garantire un contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Ci sono comunque delle situazioni che non garantiscono, come al contrario ho letto sulla stampa nei giorni scorsi, la continuità dal punto di vista educativo, perché nel momento in cui si assume un insegnante a tempo indeterminato attraverso il servizio pubblico, solo allora si possono garantire direttamente e controllare direttamente gli standard di qualità, mentre invece quando si va ad esternalizzare un servizio è sempre difficile. Sinceramente non lo comprendiamo il comportamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, perché avevano tutte le possibilità di applicare fin da oggi e di inserire all'interno del servizio quelle che sono le insegnanti in graduatoria che hanno vinto la gara, che hanno vinto il bando. Oltretutto ricordiamo che le scuole dell'infanzia comunali all'interno dell'Unione sono solo 3. Se queste 3 comunali, le altre sono private paritarie e le altre statali, ma se quelle 3 comunali sulle quali ha competenza l'Unione dei Comuni vengono date in esternalizzazione, è una privatizzazione indiretta ed è un azzeramento del servizio pubblico a livello comunale. Quindi, ripeto, non capiamo questo comportamento che coinvolge 900 bambini, 900 famiglie e delle lavoratrici che si vedono posticipate di almeno 1-2 anni delle condizioni lavorative degne di questo nome. Per fortuna, battaglia che abbiamo cercato di portare avanti anche qui in Regione negli anni, limitatamente ovviamente alle competenze che si possono avere qui in Assemblea Legislativa, per fortuna si sta muovendo qualcosa a livello nazionale per quanto riguarda la contrattazione, perché non è assolutamente giusto e corretto che all'interno magari della stessa struttura o all'interno di 2 scuole, una vicino all'altra, si trovino degli insegnanti che hanno pari compiti, pari responsabilità, pari competenze, pari esperienza, ma condizioni lavorative completamente diverse.